progetto che vi racconteremo in triennale si chiama D1 e prova a raccontare la scoperta fantastica di quello che potremmo definire lo spazio domestico. È formato da una serie di recinti concentrici, al cui interno ci sono degli arredi e degli oggetti. Il primo recinto racconterà il passaggio dal paesaggio all'architettura, l'architettura che separa gli esterni agli interni. Il secondo recinto è il limite dell'interno, il passaggio quindi dall'architettura all'architettura degli interni. E il terzo limite sarà un tavolo che segnerà il passaggio di scala dal mondo degli uomini al mondo degli oggetti. Questa esperienza nasce da una serie di viaggi all'interno del bacino del Mediterraneo e in particolare si chiude nella mia fantasia con due visite a Beirut in cui essere ospitato in alcune delle poche sopravvissute case tradizionali mi ha fatto scoprire questo modo di abitare, di accogliere, di ospitare che si celebra in una stanza chiamata Diwan. Questa stanza è una stanza al centro degli altri ambienti della casa, fa sia da luogo di distribuzione che da luogo di incontro. E in più il suo spazio è segnato, influenzato e strutturato da quattro colonne che la dividono in tre navate e in due logge. Lo spazio che vi racconteremo prova a costruire tramite l'influenza delle colonne e del peristilio all'interno della stanza il modo in cui ci si riconosce in un ambiente senza esserne contenuti, senza essere limitato da muri, ma cominciando a interagire con l'influenza della struttura architettonica e degli oggetti.